trovati, cari visitatori del sito Palo del Colle. Questa sera siamo in compagnia di una artista emergente di Palo del Colle, Annalisa Paparella. Buonasera Annalisa. Buonasera, ciao. Allora, iniziamo subito con questa intervista. Bene, quindi vogliamo chiederti come nasce o da dove nasce il desiderio di intraprendere questa commedia denominata Mezzogiorno di Fuoco. A te la parola. Grazie. Allora, desiderio nasce dalla voglia di riprendere situazioni del passato, storie del passato vissute realmente, e che sicuramente sono menzionate con ironia, rendono la cosa poco interessante. Però riprendere tutto quello che è veramente accaduto in passato, perché adesso magari accade molto meno, rende interessante a tutti rivedere certe storie. Questa sera la commedia si svolgerà nella palestra della scuola elementare Anteriore. Ma in futuro questo gruppo potrà avere un suo teatro per apprezzare al meglio queste commedie che verranno eseguite? Vuol comunicare qualcosa al comune per l'appunto? Certo, è il problema che ci poniamo sempre, perché trovare un posto dove inscenare appunto queste commedie è sempre un bel punto interrogativo ogni volta. Adesso poi non abbiamo proprio nemmeno un teatro, ne avevamo un mezzo teatro, quello della Chiesa dello Spirito Santo, adesso non ci è stata più data questa possibilità, di conseguenza abbiamo ripiegato la nostra scelta su delle palestre. Ma non può assolutamente continuare così, perché ci sono diversi disagi, come quello dell'audio. Lo spazio è generoso, ma l'audio purtroppo si spende. E quindi il nostro desiderio è appunto di avere un vero e proprio teatro a Palo del Colle, perché le compagnie ci sono, il desiderio anche, ci vorrebbe giusto una mano da parte di persone importanti di questo paese che ci aiutino a realizzarlo, magari sarebbe davvero un sogno. Oltre a questa, ci sono state altre opere sino ad ora composte e portate in scena? Ce ne parli? Allora sì, effettivamente la prima è stata appunto Mezzogiorno di Fuoco, che è stata rappresentata nel 2007, di cui ho composto soltanto un atto, con la speranza che in futuro potessi riproporre il secondo, quindi dovevo comunque scrivere questo secondo atto, ho preso solo del tempo. Poi successivamente nel 2008 c'è stata Cosa non si fa per una donna, un'altra commedia molto divertente ambientata in uno studio di Marghe, qualcuno sicuramente l'avrà vista, ma ha avuto molto successo. Poi c'è stata Tutta colpa dell'uccello, quella dell'anno scorso, anche quella è andata molto bene, trattava l'argomento tradimenti. E poi appunto quest'anno ho voluto riproporre Mezzogiorno di Fuoco, però questa volta compito del secondo atto. Ci sono altri progetti futuri? Dopo il successo ottenuto, il desiderio nasce nuovamente. In cantiere al momento non c'è nulla, però come dal nulla effettivamente sono sorte le altre, credo che anche questa volta succederà. Quindi l'intenzione c'è, vedremo. Auguriamo un in bocca al lupo per questa sera ad Annalisa. Ringraziamo Annalisa per aver concesso questa intervista e i visitatori di Palo del Colle. Arrivederci, alla prossima. Arrivederci.